Allora, l'ultima volta che Gesù mi ha aiutato è stato un po' di giorni fa. Mi ha aiutato tante volte, forse troppe perché, no, forse troppo perché io non lo merito, però il Signore è grande e mi vuol bene, anzi vuole bene a tutti. Allora, l'ultima volta è stato un po' di giorni fa. Io ho cominciato ad avere dolori inspiegabili, fortissimi, mi partivano dalla testa. Mi andavano all'occhio che vedevo male, orecchio, poi ai denti, non riuscivo ad aprire la bocca e per 2 o 3 giorni ho mangiato solo yogurt, latte, qualcosa di liquido, una cannuccia, dico, signore, ma che mi è successo? E dolori terribili e tremendi, forti, forti che non riuscivo a sopportarli. Ho fatto i figli, ho avuto prove nella vita, ma dico, Dio, sono diventata così, no? Fragile. No, erano dolori che non riuscivo a sopportare. E dicevo, signore, ma tu mi hai abbandonato, ma dove sei? E allora, se mia figlia stava a lavorare, allora parlavo sola con Gesù, anche perché in questo modo sembrava che il dolore un po' se ne passava. Un giorno ho preso Santa Rita, me l'ho messa qua, camminavo e pregavo. Un giorno ci ho messo su Gesù, Signore aiutami, dove sei? Oddio, come faccio? Vabbè. E allora niente, dopo sono andata da... Il medico mio di famiglia mi ha detto che sicuramente sarà il nervo il trigemino. E allora ho detto, Diana, mo sei fresca, pure questo. Ho detto, vabbè, che devo fare? Ma sa, questo è tanto doloroso. Lo sto sperimentando, dottor, grazie. E allora dopo mi ha detto, prenditi degli antibiotici. Dice, vediamo un po' che succede. Forse pure questo orecchio si sarà infiammato. Dice, vediamo, vabbè. Ho preso gli antibiotici, niente. Ogni 20 minuti avevo queste fitte terribili, ci vedevo doppio, non ci vedevo, dolori fortissimi. Allora dopo, niente, ho preso queste cose, siccome sto assistendo una vecchietta, come faccio senza te, Diana, come faccio? Vieni anche. E io, tutta avvolta che una sciarpetta di lana, tutta tipo vecchietta, diceva mia figlia, ecco va, è ritornata ta nonna. E io gli volevo dire, ma tu che ne sai quando soffro io? Vabbè, sono stata assistita, sta vecchietta, vieni, ha detto anche se stai male, ti fermi, vabbè. Sono andata dal dentista e niente, i denti stanno a posto, però dice facciamo una panoramica. Ho fatto questa panoramica, sto a posto. Allora mi dice il medico, vai pure dall'otorino. Vado pure dall'otorino, prendo questo appuntamento, vabbè, ci volevo andare subito, ma mi ha detto aspetta un po', perché 8 giorni, vabbè, comunque. Intanto i dolori continuavano, terribili, non riuscivo a dormire, non riuscivo a mangiare, tutto quanto. Ho parlato con una persona e sta persona, Vanessa non ride, e sta persona mi ha detto qua ci vuole la preghiera, ha detto tanto i farmaci non ti fanno niente, beh, sinceramente sto vedendo, ha detto preghiamo Gesù e questa persona ha pregato per me. Mi ha dato l'unzione e l'olio degli ammalati, ha pregato per me. Io il giorno dopo dovevo andare a passarmi questa visita. Il mattino ho detto, ma che ci vado a fare? Ma io sto bene. Io sono, cioè, a me mi è sparito il dolore, mi è sparito tutto. Ho dormito che il mattino, dico, oddio, quando ho dormito, che è tutto ciò dormito? Vabbè, insomma, sono andata su e... Mi ha detto, che sei venuta a fare, Diana? Ho detto, beh, sono venuta perché avevo preso l'appuntamento, però io sto bene già, dottore. E in sintesi è stato Gesù il mio guaritore. No, il dottore, no, le medicine, no, niente, Gesù c'è. Gesù c'è, Gesù ci vuol bene, Gesù ci ama, Gesù ci guarisce, Gesù è grande. Che devo dire di più? Io non lo merito perché sono peccatrice, però Gesù mi ama anche così, per questo sono contenta.